Ciao, bentornati nel mio canale. Io sono Laura Mistretta Makeup Artist e oggi vi farò un video, mi preparo con voi. Questa sera ho un evento e quindi inizio a truccarmi insieme a voi. Ho già applicato il primer, ovviamente la crema al di sotto del primer, e adesso mi metto un po' di fondotinta. Questo è il fondotinta di MAC, lo Studio Fix, un pochino più coprente perché per la sera faccio un trucco un pochino più strutturato. Ovviamente voi nei commenti scrivetemi se la sera vi piace truccarvi in maniera un pochino più pesante oppure rimanete sempre su un trucco leggero. Ho scelto una tonalità un pochino più scura perché mi sono abbronzata al sole. Perché il sole fa bene. E già così mi sento un'altra. Lo sfumiamo bene anche sotto al collo, perché sennò c'è il distacco. Perché il collo è sempre un pochino più chiaro, perché io quando prendo il sole sto così, praticamente con la testa lì in giù. Voilà. Adesso andiamo a mettere un po' di correttore, che non basta mai. Capite che mi guardi lì? Ho il cameraman dietro la GoPro che mi mette in soggezione. Ok. Adesso correttore, come se non ci fosse un domani per queste bellissime occhiaie. E mettiamo un pochino di, sempre della linea del Studio Fix di MAC, perché mi trovo molto bene. E scegliamo l'NC20, che è un po' troppo chiaro per me adesso, però poi lo misceliamo all'NC42, che è tanto scuro. E viene il colore perfetto. Ok, solo nelle occhiaie il correttore. Prendiamo un pennellino, se c'è pulito, ma ho i miei dubbi. Voilà. In questo modo ecco qui, non mi avvicino troppo per non spaventarvi. E non spaventarmi neanche. Devo fare anche un po' in fretta perché sono un po' in ritardo. Ti piace, cameraman?
Adesso non so che trucco andrò a fare ancora. Vediamo cosa esce fuori man mano. Non ne ho idea. Magari riprendo qualcosa di verde come la camicetta. Verde speranza che ci va in questo periodo. Allora, abbiamo detto che prendiamo un po' di verde, però io lo metterei dopo, quindi adesso prendiamo comunque una matita scura per bordare l'occhio e poi vediamo quali ombretti mettere. In questo modo faccio una riga di eyeliner, cioè con la matita, poi lo andrò a sfumare e intanto penso agli ombretti che andrò a mettere. Avevo già messo un po' di mascara da stamattina. Se avendo lo specchio lontano mi viene uguale perché non vedo niente. Eppure ho anche le lenti a contatto, però adesso la sfumiamo un po'. Questa è la matita di MAC Feline o Feline. Non so bene come si pronuncia. Prendiamo un pennellino piccolino e la sfumo un po', ma giusto un pochino. Sì, comunque penso che farò il trucco sul verde. Così. Un po' qui. È già preso un altro aspetto, forse mi posso avvicinare un po' di più e non mi spavento. Io metto sempre un po' di matita anche nell'infracigliare superiore perché purtroppo con l'età, mettendo la matita, con l'età che passa, mettendo la matita, rimane sempre quel bordino bianco. La palpebra cala. A 20 anni non avrei mai fatto questo passaggio, ma adesso sì. E voi fatemi sapere quali sono i passaggi che non fate più rispetto a una volta. Oppure che adesso fate, una volta non facevate. Allora, vediamo un po' di fare un po' di sfumature di verde. Prendiamo, ho giusto qualche palette di ombretti. Vediamo un po'.
vediamo, scegliamo insieme. Ah sì, c'è proprio il verde uguale. Guarda qua, questo è identico. Questo qui è proprio uguale. E noi lo andremo ad utilizzare, quindi mettiamo un chiaro. Partiamo dal chiaro. Un chiaro all'inizio dell'occhio, così. Così, oggi andiamo un po' a sentimento. Non avevo nessuna idea di come truccarmi. Poi mettiamo il verde, prendiamo già il verde, questo qua, vediamo un po' come scrive. Bello, scrive. Scrive tanto. Però è proprio quella la camicia. Vero, cameraman? Sì. Qualcuno fa un pollice in su. Voi non lo vedete, ma io sì. Bello. Molto bello. Peccato solo per questi ombretti che spolverano molto, quindi fanno molto fallout e cadono. Però vabbè, dopo non avendo ancora finito la base, andiamo poi a pulire al di sotto, perché cadono di sicuro. Anche se si mettono picchiettando. Insomma, quelli sono della BH Cosmetics. Allora, voilà, bello questo colore, bellissimo, molto vibrante, sì, per la sera mi piace. Magari lo andiamo a sfumare anche su e poi ci mettiamo un marroncino, bello. Ecco qua. Poi prendiamo un pennellino da sfumatura, molto bello, bellissimo. Mi piace tantissimo. Pennellino da sfumatura. Allora, lo pulisco un po', ma è già pulito. E andiamo a sfumare questo verde. Allunghiamo anche un po' verso le tempie. In questo modo. Ecco qui. Bello. Come sta venendo? Mi piace l'effetto. Dal vivo è molto bello. Ecco qua. Adesso prenderei un colorino di transizione per sfumare meglio il verde. Bello. Un colorino di transition tipo color biscotto, in questo modo. Ecco qua, che crea ancora di più un'ombra.
Magari poi sulle labbra metto qualcosa di più leggero per non appesantire troppo il trucco. Un colore chiaro chiaro con un altro pennello, possibilmente pulito, ma trovare pennelli puliti è un po' difficile. Basterebbe che li lavassi, in effetti. Allora, prendiamo un colorino chiaro, un panna chiaro, opaco, lo mettiamo al di sotto dell'arcata. Così. Aggiungiamo il colore chiaro che si incontra al verde. In questo modo. E poi io metterei anche la matita nera al di sotto e poi anche il verde. Metterei un po' di matita nera. La sfumo e poi metto anche un po' di verde al di sotto. È sera, quindi possiamo usare, anche se adesso c'è la luce fino a tardi. Sfumiamo la matitina con un pennellino più piccolino. E comunque la matita al di sotto fa sempre un altro effetto. Adesso mi avvicino senza spaventarvi. A volte a voi non vi capita la mattina di Cos'è che ti svegliarvi, spinge? guardarvi allo specchio e spaventarvi alcune mattine? Magari avete le occhiaie fino qua. A me capita. Dico, caspita, sono proprio io. Eh sì. Penso di svegliarmi ed essere più bella, bella, riposata, invece poi mi guardo allo specchio e... Però poi in quei casi lì basta. Almeno io faccio così, lavarmi con l'acqua fredda, molto fredda al viso. Lavarmi con un detergente leggermente purificante, tipo quello l'acido salicilico. Mettermi la crema al contorno occhi, farmi un po' di massaggino al viso e comunque l'aspetto già cambia e sembro più rosa, più diversa. Cioè, caspita, sembra, ma già solo l'acqua fredda più il massaggio della crema cambiano tantissimo l'aspetto del viso. Ho sfumato la matitina e adesso vado a mettere l'ombretto verde che abbiamo messo prima di sopra, lo metto anche sotto. Sempre col pennellino piccolo. Volevo accendere la telecamera e ho schiacciato, ma è andata comunque in stand-by.
È bello questo verde comunque. Sì, lo so, adesso lo dirò per 50 volte quando mi piace una cosa. Voilà. Ok, adesso mettiamo il colorino chiaro anche all'interno, sempre, però sotto. Voi fatemi sapere qual è il trucco che in genere fate per la sera, se ce n'è uno che fate sempre o se cambiate, se andate sul sicuro, se vi piace sperimentare. Io in genere cambio sempre e ne faccio sempre uno nuovo, soprattutto quando sono in ritardo, quindi poi magari sbaglio, mi ristrucco. Lo rifaccio. Ho messo anche un po' di chiaro all'interno. Bello questo verde. Sì, lo so, lo dirò 50 volte. L'ho già detto, è vero. E adesso mettiamo un bel po' di mascara. Usiamo questo qui di MAC. Anche se io l'avevo già applicato un pochino, ma come sapete io lo applico sempre un pochino prima del trucco, mi piace vedermi con un po' di mascara e poi lo riapplico nuovamente. Io sono una fan sfegatata del mascara, ma si è capito. Adoro il mascara, le ciglia finte. Adesso in questo caso per questa sera non le metterò perché le utilizzo magari in altre occasioni, però tanto mascara. Poi adesso che ci sono le ciglia magnetiche è anche più semplice metterle rispetto a quelle con la colla, non si rovina il trucco sotto se dovete rimetterle, ritoglierle, però ditemi voi quali preferite, se le classiche ciglia che si mettono con la colla oppure le ciglia magnetiche. Trovo che questo verde faccia uscire un po' di più il colore verde oliva che c'è un pochino nei miei occhi, perché io ho gli occhi cerulei, sono un castano verde appunto. Qualcuno dice che sono verdi, qualcuno dice che sono castani. Cambiano anche molto se sto tanto al sole oppure no. E con questo verde a me sembra che faccio uscire di più il verde, le pagliuzze verdi. E anche col viola, perché il viola fa uscire comunque il colore verde. E adesso mettiamo, vediamo se, no, stranamente non è caduto nulla a livello di fallout. Comunque io per sicurezza tolgo via se c'è l'eccesso di ombretto, ma stranamente non è caduto, ma in genere fanno molto fallout questi ombretti. Adesso metto solo un pochino di cipria qui perché in questo periodo con il caldo di stagione ho un po' la pelle secca, quindi non andrò a metterla su tutto il viso, ma giusto un pochino. Ok, giusto un po' per togliere l'effetto lucido nella zona T, ma non dappertutto, perché ho un po' la pelle segnata nel cambio di stagione, ma è normale tra gli sbalzi di temperatura, è perfettamente normale, anche se capita a voi, sappiate che
Non è perché sbagliate in qualcosa, ma nei cambi di stagione. Poi in più adesso con l'uso della mascherina, la pelle, per quanto la potete curare, comunque è sempre un pochino più reattiva. Mettiamo il fard, un bel fard colorato per darci un po' di tono. Sì, un bel fard colorato. Arrivo subito, prendo il fard. Eccomi. Allora, un bel fard, io direi tra il rosa e il pesca. Ok, così. Chissà se al cameraman gli piace questo trucco. Gli piace? Magari poi un giorno mi chiede di applicarlo. A me piace mettere il fard anche un po' sul naso per fare l'effetto un po', per enfatizzare l'effetto un po' abbronzato. Ecco qui. Adesso andiamo ad aggiustare un po' le sopracciglia, ma abbondiamo va col fard, ma sì. Ma sì, cioè. Un po' in più non fa mai male. No, anche perché poi passa un po' di tempo prima che uscirò, quindi la pelle ne assorbirà un bel po' e quindi un po' svanisce. Quindi il trucco non rimane mai perfettamente come lo abbiamo appena fatto, ovviamente nel corso basta mezz'oretta, un'ora, la pelle si fonde con tutto il make-up e sembra tutto un pochino più leggero. Adesso sopracciglia e poi mettiamo un gloss e praticamente il look è finito. Una matita per le sopracciglia. Allora, prima le pettino un po' verso l'alto e togliamo anche qualche brillantino che c'è sul viso. Pettino verso l'alto. Ok. E adesso con una matita, vediamo un po' quella un pochino più scura, ok? Vado semplicemente a riempirle un po', ma la forma la lascio così. Ok, parte più alta, l'inizio, che però va sempre lasciato, l'inizio va sempre lasciato un pochino più sfumato. Altrimenti indurisce troppo i lineamenti. È meglio concentrarsi sulla parte più alta. Così. Guardate già la differenza da una all'altra. E la stessa cosa dall'altra parte. Io vado a riempire qua il buchetto che ho, anche se ho il microblending che adesso però è svanito, quindi dovrei andarlo a ribattere. Perché dopo un annetto svanisce perché non è permanente. Adesso il gloss e praticamente sono pronta. Un po' in ritardo, ma
Ce l'abbiamo fatta. Gloss. E vediamo, quale mettiamo di gloss? Secondo voi, quale sarebbe un gloss che ci sta bene con il verde? Ma io direi anche un bel malva. Io direi un malva ci sta benissimo. Almeno a me malva e verde mi piace come abbinamento. Poi questi gloss hanno anche l'effetto leggermente rimpolpante, fanno un effetto fresco. Sono i gloss della MAC Power Gloss. Però non hanno il peperoncino ma il mentolo all'interno, perché infatti fanno un effetto fresco, non pizzicano. Dura poco l'effetto, però un pochino. Pure è bello perché è rinfrescante. Anche col gloss abbondiamo. Non si vede molto, però a me piace così perché avendo fatto gli occhi verdi mi piace che l'attenzione sia sul verde degli occhi. Adesso posso avvicinarmi un po' di più alla telecamera, adesso che sono truccata. Senza che la telecamera si spenga per lo spavento. Ecco fatto. Voilà. Trucco terminato. Io sono pronta per uscire.